Allora, ho l'impressione che ci sia molta confusione, ma soprattutto non si sia capito bene qual è il termine della discussione. Primo aspetto, stiamo parlando di un paese che l'11 aprile di quest'anno ha dichiarato lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale per l'immigrazione. Secondo aspetto, il 16 aprile di quest'anno sempre il governo ha nominato un commissario, il dottor Valenti, e dei soggetti votatori che sono i prefetti delle città capoluogo. Questa è la catena di comando. In questa catena di comando è previsto che l'arrivo dei profughi venga ovviamente, o meglio degli immigrati, venga dirottato nei territori e quindi i prefetti li distribuiscono. Noi abbiamo proposto, siamo i primi in Italia, voglio ricordarlo, siamo i primi in Italia, un protocollo che è una sorta di documento di intenti, non decide nulla, ma che introduce un elemento nuovo. Visto e considerato che noi siamo fuori da questa partita, abbiamo chiesto che ci sia una cabina di regia nella quale, è scritto nel protocollo, si convolga la regione e l'ANCI, perché altrimenti i sindaci non toccano palla su questa storia. Il protocollo è andato al Ministero dell'Interno e è stato approvato, quindi non è vero che è una roba inventata in casa, e con il ministro Piantedosi ho parlato più volte. Il protocollo non è per imporre qualcosa a qualcuno, ma dice semplicemente: noi vogliamo scongiurare le tendopoli, vogliamo scongiurare le nuove CONA, quindi cerchiamo di far di tutto affinché questo non accada. Non siamo innamorati dell'arrivo degli immigrati, ma siccome ci arrivano e non dipende da noi, o li gestiamo o li subiamo questi flussi. C'è un amministratore, può solo che ragionare così, punto. Il livello della politica è un altro livello, giustamente discute, ma il livello della politica è anche quello che deve fare in modo che non arrivino più. C'è qualche esponente.